un piano di semplificazioni per accelerare la realizzazione delle opere che potranno beneficiare delle risorse del Next Generation EU. È una delle priorità su cui sta lavorando il governo Draghi. Nelle ultime settimane, nel dibattito sulle infrastrutture da realizzare con priorità, è tornato anche il ponte sullo Stretto. La commissione tecnica del Ministero, guidata da Enrico Giovannini, sta elaborando un documento di 200 pagine che dovrebbe ribadirne l'utilità per il Paese. Il progetto del ponte sullo Stretto esiste già, è stato approvato nel 2011 e presentato dal consorzio Eurolink, che mette insieme alcuni leader globali nel settore delle infrastrutture complesse. Tra queste, il gruppo WeBuild, protagonista nella costruzione di 946 chilometri di ponti nel mondo, non ultimo il San Giorgio di Genova. Nei primi 30 anni di gestione dell'infrastruttura si stima che le maggiori entrate erariali complessive per lo Stato raggiungerebbero i 107 miliardi di euro. Costruire il ponte consentirebbe di creare 118.000 nuovi occupati, con una crescita annuale del PIL pari a 2,5 miliardi di euro, l'equivalente dello 0,2% del prodotto interno lordo italiano. Il progetto di Eurolink però è stato bloccato dalla messa in liquidazione della società Stretto di Messina, ma rappresenta ancora la frontiera ingegneristica in tema di grandi ponti sospesi.